Per fare una cornice d'arte si inizia sempre facendo un disegno dove si indicano lunghezza, altezza e il profilo che ne determinerà lo spessore. E qual è il legno che più si addice al progetto? È necessario in questa fase tenere presenti le caratteristiche delle venature di ciascun legno. L'esperienza insegna, che non è poco, che ci sono legni adatti per la scultura ed altri per la finitura con doratura o tinte con vernice trasparente. Adesso mettiamo in gara i principali legni del corniciaio d'arte. Numero 6, l'acero, che si adatta bene all'intaglio, di una bella tonalità chiara, ma è legno duro e non consigliato per la doratura. Numero 5, il ciliegio, con il suo colore rosso caratteristico, è valido per una cornice di pregio estetico. Ha venature difficili da intagliare, è necessaria molta attenzione nel lavorarlo. E numero 4, il pero. È molto compatto, adatto per doratura e scultura. È ideale per dare una finitura con effetto ebano o marmo. Numero 3, il re dei legni, il noce. È il tipico legno che tutti amano. Ha quindi un gran pregio nell'estetica. Si esclude la doratura perché emette il tannino, che con il tempo stacca il gesso. Numero 2, il cirmolo. Ottimo legno adatto anche questo per intaglio, scultura e doratura, ma presenta dei nodi che ne delimitano l'utilizzo. In pratica bisogna escludere le parti con i nodi. Numero 1, il tiglio. Adattissimo per intaglio, scultura e doratura. È indubbiamente la top star nella bottega del corniciaio. È giunto il momento dell'assemblaggio e vogliamo farlo con cura in modo da garantire la miglior stabilità e qualità estetica. Si esegue il taglio a 45 gradi inserendo una lamina nella parte interna in un'apposita scannellatura. Questo ha l'importante funzione di saldare in modo non visibile le due assi, quindi la cornice avrà una superficie senza ferramenta e senza evidenziare il cedimento del taglio. Si unisce il tutto con colla e prima di iniziare il lavoro di intaglio con sgorbie, scalpelli e punteruoli bisogna aspettare che sia perfettamente asciutta, perché in questo lavoro i tempi vanno sempre rispettati. Nei secoli passati si eseguiva il taglio a 45 gradi con seghetta a voltino ed anche a 90 gradi e unione delle due parti con cavicchi di legno, colla di caravella, che in gergo sarebbe la colla di capra. Nelle cornici originali d'epoca, se noi osserviamo attentamente l'angolo di questa cornice, vediamo ancora la colla a caldo originale. Come fare per rimetterla ancora ad incollare? Semplicemente con un pochino d'acqua, aiutandola però con una nuova soluzione di acqua e colla fatta attualmente.